Sul litorale romano si è invece abbattuta una bomba d'acqua. I danni maggiori al momento si segnalano a Santa Marinella, in provincia di Roma, dove in un'ora sono caduti circa 50 mm di pioggia. I vigili del fuoco, intervenuti con 5 squadre e mezzi anfibi, hanno ricevuto centinaia di chiamate in pochi minuti. Una cinquantina le persone costrette a rifugiarsi sui tetti o rimaste intrappolate all'interno delle loro auto. L'elicottero, inviato dagli stessi vigili, non è riuscito ad avvicinarsi per la violenza delle precipitazioni. Il nubifragio ha colpito anche Santa Severa e Civitavecchia, causando anche la sospensione della linea ferroviaria Roma-Civitavecchia per l'allagamento dei binari. L'economia. L'eurozona ha bisogno di condividere ulteriormente sovranità sulle politiche economiche nazionali attraverso un salto in avanti dalle regole comuni verso istituzioni comuni. A dirlo è il presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, aggiungendo che la BCE non può farsi carico da sola della crescita. Tutti gli attori politici, sia a livello nazionale che europeo, devono fare la loro parte per la riduzione del debito, ha detto, l'aumento della crescita potenziale e la solidità dell'euro. Cambiamo decisamente argomento. È stato inaugurato il 24esimo mercatino di Natale a Bolzano, che ogni anno richiama centinaia di migliaia di visitatori che cercano la speciale atmosfera del salotto buono della città, Piazza Walter, con le sue caratteristiche bancarelle. Le novità di questa edizione sono un laboratorio di artigianato locale e la sala relax, nella quale gli ospiti possono riscaldarsi e rilassarsi durante lo shopping natalizio. Aprono anche i mercatini di Merano, Brunico, Bressanone e Vipiteno. E questa era l'ultima notizia. L'informazione torna più tardi. A voi tutti l'augurio di una buona serata e un buon proseguimento di ascolto. Doc News. L'informazione ad hoc torna tra meno di un'ora. Radio. Radio. Doc. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es, 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 où t'es, où papa, où t'es? Quoi, qu'on y croit ou pas, y aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables? Hein? Dites-nous qui? Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais tout, on aurait hérité, c'est ça. Faut le sucer de son pouce ou quoi? Dites-nous où c'est caché, ça doit faire au moins mille fois qu'on a bouffé nos doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Papa, dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es?
Radio Doc. Radio Doc. Radio Doc. Radio Doc. Radio Doc. Siete pronti per ascoltare la musica dal vivo di Radio Doc? Siete pronti per scoprire i migliori talenti italiani? Signore e signori, ladies and gentlemen, benvenuti allo show del giovedì sera. Sento una calda atmosfera. È arrivato il giovedì sera. Siamo pronti, siamo cari. Doc Night Live, quarta edizione, ottava puntata, un programma con Terry Tripoli, Rita Troiani, Marco Gentile, Giuseppe Raimondo, stasera non c'è. Doc Night Live, la radio suona dal vivo. Seguiteci in audio e in video su radiodoc.it, su Instagram, e per interagire con noi per i vostri messaggi WhatsApp 347 9181690. E poi seguiteci anche su YouTube, Twitter e Facebook cercando semplicemente Doc Night Live. E questa sera, cara Terry, con noi ospiti Francesco De Luca Band, con Francesco De Luca alla voce, Valentino Sottosanti al basso, Marco Michele alla chitarra e poi anche la nostra Ersilia Gullotta, cantante da Messina per la terza volta al Doc Night Live, evidentemente merita la bimba. E poi abbiamo Francesco De Luca, viene da Messina. Francesco, un nome, una garanzia, cantante, attore al suo attivo, registrazione di colonne sonore, selezione Sanremo Giovane e poi un disco nel 2005, Acquarello, in teatro, protagonista in Mirandolina e il Cavaliere, La Vedova Allegra, Aida, Traviata e presso il Teatro San Babila e Teatro Derby di Milano. In TV lo abbiamo visto in Super con Jerry Scotti, Jeep Show, sigla e video. Nel 2013 e 2014 protagonista in vari musical, e al Cantagiro. Applauso a Francesco, buonasera, benvenuto. Adesso ti diamo anche il microfono, aspetta un attimo. Buonasera, poi c'è anche Ersilia Gullotta, anche lei viene da Messina, frequenta il liceo scientifico all'Istituto Canonico Annibale Maria di Francia. A cinque anni studia pianoforte, a 7 invece diventa solista del coro della scuola. Da 4 anni studia, da 5 forse, canto e partecipa a diversi concorsi, tra cui Carribana Festival, Nocciola d'Oro, vincendo il premio della critica anche di Radio Doc, ovviamente, al Salina Mare Festival, al Contursi Festival e vince il Voice Tour 2012. Nel 2014 invece incide il suo primo singolo dal titolo L'estate va, seguito da un video particolare visibile ancora su YouTube. Quindi benvenuta. Brava, anche Ersilia. Ersilia. E allora, ciao Ersilia, benvenuta, ben ritornata per la terza volta. Grazie, al Doc Night Live. Grazie a te e a tutti quelli che ti accompagnano, poi faremo i nomi. Io volevo chiedere a Marco se possiamo aumentare il microfono, questo il gelato portatile. E poi Francesco, ovviamente, bentornato. Grazie dell'invito e sono felicissimo di essere qui insieme a Marco Micali, che è il chitarrista, e invece a lui, che è il nuovo entrata, che si chiama Valentino Sottosanti. Valentino Sottosanti, che è bassista. Il bassista. Voi venite a Messina Giampilieri, infatti. Entrambi, lui no. Dovevate venire qualche settimana fa, ma purtroppo per le note vicissitudini di maltempo, insomma, abbiamo dovuto rimandare. Ormai siamo soggetti a guardare il meteo continuamente. Esatto. È vero. E comunque l'importante adesso è esserci qui. Ben arrivati. Sì, siamo contentissimi tutti. Vi ricordo, tra un po' noi avremo le notizie di Rita da non perdere, i semafori verde, arancione e rosso, soprattutto non perdete quello rosso. Quello rosso, mi raccomando, eh. E poi questa sera avremo delle interviste da non perdere, perché intervisteremo questa sera una persona straordinaria, mezza greca e mezza messinese, parlo di Anna Kanakis, perché è nata a Messina, e poi anche un addetto stampa famoso in Italia, che è Daniela Lombardi, le ascolteremo tra un po', ovviamente, qui al Doc Night Live.
Direi di partire con la musica, Terry. Certo, dobbiamo. Se sei d'accordo. Certo, il nostro programma fa cantare in diretta, in la diretta. Cosa fondamentale. La radio quindi, suona dal vivo, quindi adesso ci dobbiamo. E adesso a chi tocca, Pieri? Facciamo cantare subito Ersilia. Uh-huh. Ci canterà una canzone strepitosa che ha presentato in giro, poi ci dirà quando e dove. La canzone si chiama Ersilia? All About the Bass. Ecco, adesso già il microfono è impostato per cantare All About the Bass, ha detto. Quindi iniziamo subito con la musica qui dal vivo al Doc Night Live, con noi Ersilia Gullotta. Because you know I'm all about the bass, about the bass, no trouble. I'm all about the bass, about the bass, no trouble. I'm all about the bass, about the bass, no trouble. I'm all about the bass, about the bass, 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 bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size too, but I can shake it like I'm supposed to do. 'Cause I got that boom boom that all the boys chase, all the right junk in all the right places. I see a magazine working that fighter shop. You know that shit ain't real, come on, don't make it stop. If you got beauty, beauty, and raise them up. Every interview is perfect from the bottle to the top. Yeah, my mama, she told me, don't worry about your size. She says boys like a little more booty to hold the night. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. I'm thinking booty back, go ahead and tell the skinny bitches that. Now I'm just playing, I know you think you're fat, but here I'm telling you every interview is perfect from the bottle to the top. Yeah, my mama, she told me, don't worry about your size. She says boys like a little more booty to hold a knife. You know I won't be no thick figured silicone Barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, because you know I'm all about the bass, I'm said I'm all about the bass. I'm all about the bass, I'm said I'm all about the bass, because you know I'm all about the bass, I'm said I'm all about the bass. I'm all about the bass. Ersilia Gullotta, Radio Doc, al Doc Night Live, con la prima canzone molto molto divertente, devo dire. Non so se avete sentito anche senza cuffia, però andava bene. Allora, Ersilia, vogliamo fare qualche... Cosa è successo dalla fine dell'estate ora, dal post video ad ora? Cosa hai fatto di bello? Intanto parliamo, accenniamo al video. Siccome l'abbiamo parlata in tre puntate, vabbè, magari... ma sai, è possibile che ci sia qualcuno. È stata una bellissima esperienza, appunto. Ma soprattutto, ma chissà perché io questa sera ti aspettavo bella, sistemata proprio come nel video, truccata in quel modo. Avevamo bisogno della truccatrice personale, Melina. Effettivamente, Melina, che salutiamo. Che salutiamo. Che ogni volta, comunque, poverina, ci mette tre quarti d'ora per truccarmi in quel modo. Ma è bellissimo. Però ne vale la pena. Ma lei si diverte, che vedo che è sempre sorridente, quindi. Poi mentre mi trucca ci facciamo belle discussioni, quindi il tempo passa, tre quarti d'ora passano. Vabbè, allora
ce lo dirai dopo allora cosa hai fatto d'accordo. In questo periodo. Direi di passare il microfono a Francesco, così ci racconta invece la prima canzone che ci canterai. La prima canzone è del Cantagiro del 2013, Torna a risplendere, che è un pezzo che abbiamo scritto io, Marco Micali e Francesco Micali, che non è più con noi, è vivo, è vivo, cioè, non è più in gruppo, cioè. Volevo specificare, ecco. E abbiamo portato il Cantagiro, dal quale è uscita anche la compilation, quindi è comunque in vendita la compilation del Cantagiro, e c'è il nostro pezzo. Quando ancora io non ero Francesco De Luca, appunto, ma ero un gruppo Shazas che non esiste più. E quindi adesso, infatti, ho scritto Francesco De Luca Band, così. Beh, loro hanno lo stesso peso che io uso la voce, sì, capito, loro usano le mani per suonare. Infatti. Quindi alla fine non aveva più senso. No. Sono stato un'altalena sempre su presentarmi Francesco De Luca, Shazas, poi ritornare Francesco De Luca, di nuovo Shazas. Francesco De Luca e comunque i musicisti hanno il peso necessario all'interno del gruppo, perché sono quelli che arrangiano, sono quelli che comunque fanno tutto un discorso. Poi parliamo anche del Cantagiro, ci racconterai dell'ultimo, del penultimo. Un disastro, lui. E allora vogliamo sapere di quello. Allora, del disastro soprattutto. Solo di quello. Allora, sentiamo questa canzone, mettiamo in modo gli strumenti. Aspetta un attimo. Così ascoltiamo, che hai detto come si chiama la canzone? Torna a risplendere, che è quella della compilation. Torna a risplendere. Io poso questo e prendo l'altro, certo, giusto? L'altro microfono per cantare dal vivo, perché qui al Doc Night Live, se volete seguirci, c'è una diretta streaming dove potete vedere quello che accade tutto live. Sì, tutto live. Intanto loro molto si bene. Preparano, facciamo una radiocronaca. Sì, perché Francesco dunque è venuto con un bassista e un chitarrista, doveva venire anche con un tastierista, appunto all'ultimo minuto c'è stata una piccola defiance, sì. Però dalla prossima volta sicuramente verrà con un'orchestra. Sì, perché... ma dove la mettiamo? E non ti preoccupare, il posto lo troviamo. Qua diciamo a Mauro, sfondiamo quattro mura e facciamo il posto per l'orchestra. Faccio ridere un po', perché comunque c'ho una montatura stile Moira. E non ci sta la cuffia. Stai benissimo. Francesco, non ti si sente con questo microfono, perché è solo per cantare, purtroppo. No, quindi... però stile Moira ci sta perfetto. Anche gli elefanti. Allora, sintonizzatevi noi, ma soprattutto guardateci dallo streaming, perché è tutto un bel vedere. Francesco questa sera è in tutto il suo splendore alla Moira, praticamente ci canterà questa meravigliosa canzone insieme ai suoi strumentisti qui al Doc Night Live. Lento il tuo viso e trasforma i contorni. Questo tempo non mente, ma di bugie è stato fatto. È feroce improvviso, toglie quasi il respiro. È un incontro di mani. Questo tempo è violento, arido frutto di un amore malato. Di amori perversi, torna a risplendere dall'oscurità. Luce, risorgi, rialzati e cammina. Questo tempo che scorre lento, un giorno finirà. Questo tempo infinito, questo tempo infinito, tu lo senti finire come foglie d'autunno, butta giù la speranza. Se ti senti tradito, non è più direzione, ma va via la ragione, vince sempre l'amore. Torna a risplendere dall'oscurità, luce, risorgi. Rialzati e cammina. Questo tempo che scorre lento, un giorno finirà. Mm-hmm.
un passaggio obbligato di un amore passato che se poi ha variato di ricordi felici pugnalate alle spalle. Francesco De Luca e Band, io dico, poi devo dire una cosa, sono con l'altro microfono così ti si sente meglio. Sono un disastro. un attimo Francesco. Sì. Francesco un attimo. Ha fatto di tutto Francesco in questo 2 minuti e mezzo. Io spero voi abbiate avuto modo di vederlo dallo streaming, perché è stato, certo, spettacolare. Però è stato, ha cantato spettacolare, senza cuffia. Sì. È caduto per terra, ha fatto a sistemare tutto nel vero senso della parola. E comunque bravo, complimenti. Ha una bellissima gestualità e una bella voce. Caspita. Grazie. Ma dove la prende? Un abito. Non lo so. In 1,89 m ci sarà da qualche parte. Scherzo. Bravo Francesco, fai benissimo. Allora, tu devi sapere che Terry, quando vengono gli ospiti, lei si va a fare le sue ricerchine su internet. Certo, sì. Di Francesco non ha trovato niente praticamente. No, come non ho trovato? Cosa hai trovato? Ma vuoi sapere proprio tutto quello che ho trovato? Lasciami. No, perché non ho trovato. Non Terry, sei un amore, guarda, è un segreto, è un segreto. Ne discutiamo dopo. Certo, ora glielo dico a Piero. Ma che vuole? Se tu non hai trovato niente, perché io posso, tu no. Ma infatti io non sono riuscito a trovare niente. E allora che facciamo? Le notizie di Rita. Adesso abbiamo le notizie di Rita. Noi spero che sia all'ascolto anche lei dalla zona Milano. La salutiamo. Ciao Rita, buona serata. E lei ha fatto questa nuova invenzione, semaforo verde, arancione e rosso. Noi cominciamo col semaforo verde. Semaforo verde per Tiziano Ferro, che non solo ha dichiarato che il femminicidio è una barbarie, ma anche che le donne belle, complicate, in generale fanno le cose meglio degli uomini, e questo è assodato. Ed è così in tutto, nel lavoro, nello sport e nella musica. È una dichiarazione di grande stima quella di Tiziano Ferro nei confronti delle donne, e parte anche da una esperienza lavorativa, quella di produttore discografico di 2 cantanti, ovviamente donne, Alessandra Amoroso e Baby Kay. Come donne sono le sue principali fonti di ispirazione, Whitney Houston insieme a Amy Winehouse. Ecco, tutte e due prematuramente scomparse, quindi. Però. Allora, partiamo dal concetto di bellezza, femminicidio, antiviolenza sulle donne, visto che il 25 era il giorno della, si proprio, ricordavo, della, esatto, violenza contro le donne. Ersilia ancora è giovane, diciamo, è piccola, diciamo così, rispetto a noi. Però è una bella ragazza, sicuramente a scuola avrà tante ragazze che gli girano intorno. Come sono i ragazzi di oggi, quelle della tua età? Violenti oppure no? Allora, quelli con cui ho a che fare, certo, io, che no, fare, no, quelle... però ovviamente ce ne sono, c'è qualcuno... No, parla vicino dentro il microfono. Dico, ovviamente quelli con cui sto io no, però ci sono anche ragazzi violenti, ho sentito di storie di persone anche che conoscevo. Quindi, insomma, c'è un po' di bullismo ancora, diciamo. Secondo sì, me deve essere già estirpato da un po', ma in realtà, caro Francesco, tu invece hai avuto notizie, modo... sentore... di violenze. Io personalmente, tu sei stata a Milano, insomma, ma sinceramente quando vivevo a Milano io era molto più serena. A distanza di 5 anni io penso che comunque ormai dappertutto si è catapultato al contrario. Ecco perché comunque io sono meno magari visibile su internet, perché comunque preferisco tenermi le mie cose con me. Ecco, magari
faccia a faccia sono d'accordo. Sei geloso della tua privacy, effettivamente. Sì, ma anche perché ho paura di uno stalking. Già sì, un mezzo stalking già l'ho avuto, quindi non vorrei riniziare da capo. Ma tutto sommato, sai, anche Facebook credo che in un se certo si sa usare, però è un ottimo mezzo. Se invece si abusa, come tutte le cose, arriva ad un certo punto, arriva anche lo stalking. Su tutto, infatti. Però nello stesso tempo volevo ricordare uno spot antiviolenza. Sì. Lo facciamo, lo ricordiamo. Certo. Io, a dire il vero, ho visto questo spot proprio oggi per l'ennesima volta, uno spot bellissimo, il cui autore, guarda caso, è il nostro. Ah, parlavi del mio, no? Certo. Grazie. No, io sì, ho visto altri spot meravigliosi, devo per carità, dire. Però questo fatto da una persona che io conosco, e poi ho conosciuto anche Carmen, che è la cantante di, sì, questo spot, devo dire che mi ha impressionata alquanto, e nello stesso tempo ho pensato, Dio mio benedetto, io per esempio il giorno 25 ho parlato di tutto e di più, ho fatto un'immagine, ho creato un'immagine, ma potevo benissimo condividere questo video, e vedi che mi sono persa una cosa bellissima. È il prossimo anno, è il prossimo anno. puoi farlo tranquillamente. No, invece io ho visto un video di una organizzazione internazionale, adesso non ricordo quale, in bianco e nero, era veramente formidabile. Adesso ci informiamo e dopo lo metteremo anche sul sito del Doc, sì, Night Live, sì, sulla pagina del Facebook Doc Night Live. Facciamo una piccola pausa pubblicitaria, torniamo tra un po', dobbiamo intervistare Anna Kanakis, ma dobbiamo sentire ancora Marco Micali, tanta musica, Valentino, insomma tutti e ovviamente dobbiamo sentire ancora tanti cantanti. Vuoi mettere? Ringrazio anche la famiglia Gullotta al completo qui questa sera con noi, ringraziamo anche il nostro regista che è Marco Gentile. Dopo la pubblicità ritorniamo con il Doc Night Live. Ho scelto la fantasia in tavola, la qualità, il gusto di risparmiare mangiando bene. Ho scelto prodotti di origine italiana per me e la mia famiglia. Ho scelto di fare la spesa ogni giorno da chi mette amore nel proprio lavoro. Ho scelto Tuodi. Hai capito che succede? Continuano gli eco incentivi Opel su tutta la gamma corsa fino a 6.000 euro garantiti per tutti. Scegli la tecnologia del risparmio che fa per te. Ecoflex Diesel, GPL Tech o Ecotec Benzina. Un esempio? Corsa 8.900 euro. In più, fino a 6.000 euro di eco incentivi Opel sulle corse in pronta consegna. Garantiti per tutti. Affrettati. Concessionario Opel Giuffrida, via La Farina 283 Messina, telefono 090 29 32 185, strada statale 113 Capo d'Orlando, telefono 0941 91 23 43. Notizie locali sempre aggiornate, redazione sempre sul pezzo. www.980.com, il portale di informazione della provincia di Messina. Notizie, eventi del territorio messinese a portata di link. www.980.com, redazione giovane e dinamica per un'informazione libera ed efficace. www.980.com, stai sul pezzo anche tu. 30 secondi costano meno di quanto tu possa immaginare, ma rendono molto, molto di più di quanto tu possa pensare. Per un messaggio efficace, Radio Doc Pubblicità. Telefono 0941 91 81 69. Email info@radiodoc.it. Together through life.
Doc Night Live su Radio Doc ogni giovedì tra le 19 e le 21 con Piero Di Maria e Terry Tripoli già da... Da oggi, un po' di puntate, diciamo. Amico mio Piero, guardami bene. Oggi non ho la cuffia verde. Ah no, non c'è la cuffia verde. Hai pistacchio. Visto, tesorino? C'è gli occhiali azzurrini e la cuffia nera. Fanno pandan. Ah, gli occhiali fanno pandan. Dovevano fare pandan. Con il coprispalle. Elegantissimo. Quindi, sì, certo. Per chi vuole vederci, ovviamente c'è www.radiodoc.it e lì guarda la radio e ci vedete. Tra un po' noi ci metteremo in contatto con Anna Kanakis, una signora dello spettacolo italiano. E abbiamo qualche parolina prima di ascoltarla, non so, Marco ci dirà quando è al telefono, quando Terry ci dirà qualche cosa. Vediamo, prego. Un attimino chi è Anna Kanakis. Greco messinese, avvocato, nel 1977 venne eletta Miss Italia e nel 1981 partecipò a Miss Universo. Come attrice debutta nel cinema nel 1982 con piccoli ruoli e poi con Luigi Magni il primo ruolo drammatico nella pellicola Orre con Giancarlo Giannini e Ornella Muti. Seguiranno oltre 30 film in Italia e all'estero. Dopo una breve carriera politica nel 2010 scrive il suo primo romanzo Sei così mia quando dormi. Nel 2011 continua nella scrittura con il secondo romanzo L'amante di Goebbels, dove narra la storia vera di Lida Baharova, attrice cecoslovacca. Ha un blog sul Fatto Quotidiano il fatto quotidiano.it diretto da Peter Gomez. Pardon questa imperfezione, non l'avevo letto per cui mi sono ritrovato. No, ma è anche punto. Staccato, quindi sì, avevi sì. ragione. Di lei si dice lei dice sono una siciliana assoluta. Voglio dire che non conosco via di mezzo. A 15 anni divento donna in un giorno, quando ho capito che per sopravvivere a quella fascia di Miss Italia dovevo crescere e subito. Sono stata attrice di cinema e di fiction, l'ho fatto con dignità. Oggi mi muovo nelle vite degli altri in altra forma, con la scrittura. Quanta gioia mi regala questo viaggio solitario e indipendente. Ho partorito due volumetti che definisco i miei bimbi di carta. Quindi tra un po' noi ce l'avremo al telefono e a lei faremo qualche domanda. Volevo chiedere a chi di voi conosce Anna Kanakis. Ecco il microfono al primo. Sicuramente come attrice io la conosco, a parte una bellezza particolare, molto bellissima. Interessante, un viso particolare, mi ricordo che comunque sto collo molto lungo, sì, questi occhi molto, molto profondi e grandi, sì, e poi essendo intensa. Anche di origine greca, sai, queste bellezze miste, italiano e poi sono anche strepitose, perché comunque una cosa incredibile è la mistura di due caratteristiche diverse, bella, anche bella. Se non ricordo male anche il taglio del naso un po' particolare, sì, poi tutto, sì, una bella ragazza, una bella donna nel vero senso della parola, ma credo che oggi lei vada di più, cioè siccome è una scrittrice, una donna di cultura, oggi come oggi credo che voglia parlare, sicuramente voglia ricordare sicuramente la sua vita completamente trasformata, nel senso non più donna di spettacolo, non più donna che si è dedicata alle fiction, non più alla carriera cinematografica, ma donna che si occupa del sociale, donna che si occupa dell'ambiente soprattutto e del mondo soprattutto femminile. Io volevo chiedere anche se i ragazzi la conoscevano, così per curiosità, sì, mia, scusami, tutte che sono più giovani. Sì, no, tu potevi andare. Mi sono permessa di continuare a parlare. Mi ricordo anche quando è stata eletta Miss Italia. Sì, sì, nel 1977 io ero grandicello, tu chi eri, tu chi. Sì, però me lo ricordo anche perché io però ho avuto per anni la fobia sempre di guardare Miss Italia, quindi rivedendo poi anche quelle poi che vengono dopo. Ma parlando di Miss Italia, per esempio, sì. oggi come oggi Miss Italia ha ragione di esistere? Miss Italia, anche se ultimamente non si dà più l'importanza, non si dà più lo spazio che si dava un tempo, perché un tempo ste povere donne, certo erano ubbidi, non so se mi spiego. Però parecchie hanno avuto l'opportunità di fare cinema. Sì, dopo. Ma oggi come oggi con tutti i reality, con tutti, per esempio. Questo non serve più. Non serve più, non c'è bisogno di mettere in mostra il proprio corpo per poter ottenere successo. Basta andare X Factor, se
sei bravo e sai cantare, allora tu superi. Vieni qui al solo doc, un problema. Chiediamo, chiediamo anche Ersilia, vediamo una ragazza di 18 anni quasi, 17 e mezzo. Invece sei d'accordo con Miss Italia su questi nuovi show? Allora, io quando ero più piccola guardavo sempre Miss Italia ogni anno. Ora devo dire che comunque è cambiato anche lo spirito del programma, non è più quello di prima. Infatti devo dire anche il fatto che è passato anche sulla 7, se non mi sbaglio, sì, è passato sì. Anche secondo me a un calo degli ascolti. Ma questo però... è passato alla 7 per motivi diversi, motivi perché la Rai, loro, dato ovvio. Che poi alla fine c'era anche un movimento tendente ad eliminare questa forma di spettacolo, e allora ecco che la 7 ha cercato di attirare un po' di audience, credo soltanto. Però questo. La Sicilia, quante Miss Italia ha prodotto? Ma quante, veramente tutte, tante. Una più bella le dell'altro. Ultime due sono siciliane, per sì, esempio sì, Anna sì. Canakis, nata a Messina, Siciliano, poi ce ne sono veramente tante, anche prima, adesso non mi ricordo tutti i nomi, però ce ne sono veramente tanti. Vuol dire che la provincia di Messina e che la Sicilia in ma generale guarda, la produce bellezza. La Cucinotta è sicuramente l'esempio. Le culture diverse, gli incroci. Questa dicevi tu? No, scusami, non, sì. Nino Frassica non c'entra. Non è Miss Italia, però è, l'hanno fatto Nino Frassica. No, no, stavamo parlando di Messina. Sì, 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 questa sì. città ha qualcosa in più. Io stavo forse, nominando un'altra persona dello Nino, spettacolo. Nino Frassica partecipò anche a Miss Italia. No, però la città di Messina ha veramente tanto. Sì, ha dato veramente tanto anche nell'arte, non solo nello sta spettacolo. Sta aspettando ancora Franci, De Luca e Marco Micali. Sta aspettando noi ancora per emergere Messina, questo però, Messina. Certo. Però prima o poi. Siamo in lista d'attesa. Sì, va bene. Spero. Marco, mi fai dei cenni, non so se. Che cosa significa? Sta chiamando il telefonino. Dici no, guarda il telefonino, mi ha mandato un messaggio, se non mi sbaglio, vediamo un attimo. Leggi il nostro messaggino, non lo leggere ad alta voce, ti prego. No, c'è il numero di telefono, allora facciamo cantare, direi di fare cantare Ersilia, se possiamo far cantare Ersilia, e dopo chiamiamo, possibilmente c'è sbagliato il numero di casa, quindi vedremo un attimo, va bene. Allora, Ersilia, cosa ci canti? One and Only. One and Only. Adesso sì, ci metteremo in contatto di nuovo con la Anna. Signora Canakis, ma nel frattempo One and Only canta al Doc Night Live completamente dal vivo Ersilia Gullotta. Will I ever know how it feels to hold
whichever road I choose, you go on. I don't know why I'm scared. I've been here before, with every feeling, every word. I've been imagining it all. You never know if you never try to forgive your past and simply be mine. No, sono partite altre due o tre basi contemporaneamente, non abbiamo potuto sentire il finale di questa canzone, però siamo dal vivo ed è meraviglioso tutto ciò, mi piace tantissimo. Grande Ersilia, veramente molto brava, perché insomma non è bello sentirsi. Va bene, va bene, va bene. Che bella risata! Che bella risata, ma soprattutto è tutto ciò è molto bello perché abbiamo al telefono la grande Anna Kanakis, al quale dedico il nostro grande applauso live. Buonasera. Buonasera a voi, ma che swing, che voce, complimenti. In questo momento non la sta ascoltando perché è senza cuffia, e si stava rotolando a terra dalle risate. Ti facevo i complimenti. Ah, grazie mille. Complimenti per la voce, meravigliosa. Grazie. Anna Kanakis alla Radio Doc. Buonasera. Un applauso alla signora Anna Kanakis. Ah, complimenti, grazie. Complimenti di tutto per tutta la sua vita artistica e per tutto quello che ha fatto finora. Abbiamo prima accennato da Miss Italia al cinema e adesso nel mondo della letteratura. Sì. Intanto grazie a Radio Doc. La prima domanda la voglio fare io perché mi interessa proprio in prima persona: come mai la letteratura, come mai i romanzi, da dove nasce questa passione? È un amore che ho sempre avuto da ragazzina. Amavo scrivere, amavo leggere, ero una specie di topo da biblioteca, divoravo libri la notte, di giorno, insomma è stata sempre una mia grande passione. Poi la recitazione mi ha conquistata, mi ha sorpresa, mi ha emozionata. Come 4 anni fa, leggendo un romanzo sulla vita di una grande donna che è stata George Sand, una scrittrice francese della metà dell'Ottocento, ho scoperto di questo suo amante, Alexandre Manseau, un giovane incisore che l'ha amata perdutamente, totalmente, e questo ragazzo mi ha ispirato. Mi è venuta voglia di buttare giù due righe sono diventate pagine e poi un bimbo di carta. Ecco, questo prima leggevo questo fatto che lei appunto giudica i bimbi di carta questi suoi due libri. Sì, bello sono. Cosa molto bella, vuol dire che insomma è come un parto praticamente, sì, fare un libro. Non so se avete delle curiosità, voi in studio potete fare tutte le domande che volete, ovviamente. Terry, per esempio. Io volevo chiedere perché sei così mia quando dormi? È così perché strano. Lui, perché lui viveva nell'ombra di lei nell'Ottocento, metà Ottocento, era in un momento in cui la donna era, come dire, non poteva alzare gli occhi e guardare dritto negli occhi un uomo, le donne non si truccavano, non votavano, erano essenzialmente donne che facevano figli, ecco. Mm-hmm. Questa, dopo un'infanzia difficile, si forma, diventa una uoma, diciamo. Mm-hmm. E comincia a scrivere con uno pseudonimo, George Sand, e quindi diventa, cioè cominciano a leggerla, i suoi libri sono divorati, e questo giovane incisore viveva un po' la sua ombra, nella sua ombra. Sei così mia quando dormi chiude uno dei miei capitoli, e ho pensato che potesse essere il giusto sottotitolo, il titolo di un romanzo di un uomo che vive nell'ombra di una grande di donna, una grande solitamente donna. Il contrario, in questo caso questa è la storia di lei, questa coppia. Lei parla sempre di donne sia nel primo che nel secondo romanzo. Sì.
ma questo mondo, questo nostro mondo che l'affascina così tanto, ma è soprattutto della sofferenza della donna. Nell'ultimo libro parla della solitudine di delle donne, ma è proprio vero, noi siamo complicate, difficili, e viviamo la vita così, in una maniera così diversa dagli uomini. Che bella domanda. Noi siamo, secondo me, tanto sensibili, molto cerebrali. Per noi l'amore generalmente passa attraverso il cuore, cioè il cervello, passa nell'anima. Non è soltanto un'attrazione istantanea, immediata. Per sarebbe quello dell'uomo, gli uomini immagino. Provano sentimenti assolutamente simili. Però per noi sono più cerebrali, e quindi più facile soffrire quando uno espone la propria anima all'altro, no? E sì, si abbandona completamente, più facile soffrire. Siamo più esposte. Nel suo blog. Siamo più esposte perché abbiamo un altro tipo, secondo me, di approccio al rapporto d'amore, che non è innanzitutto fisico, che non è particolarmente fisico, ma più intenso, più cerebrale, secondo me, è la mia modesta opinione, non voglio fare la penso così la anch'io. Dottoressa. Forse noi siamo più sensibili, chissà. Ho visto uomini tanto sensibili, è un diverso modo di essere, secondo me. Sì, sì. Poi ci sono anche le eccezioni, conosco anche uomini molto femminili, ecco, come quello di cui ho scritto nel mio primo romanzo. Sì, che hanno... era la mia voce narrante, sono entrata nei pantaloni di un ragazzo. Certo, perché vive l'amore come vive la donna, in una maniera con il cuore, non con il corpo, con la mente, non con il corpo. E quando un uomo ha questa sensibilità che la comuna alla donna, diventa, ho letto in un qualche posto, poesia. Signora, com'è profonda! Mamma mia! Stasera stiamo andando veramente in profondità, è meraviglioso. Che bello, che meraviglia! Abbiamo parlato di donne. Abbiamo parlato di donne, parliamo di uomini nel mondo. Io faccio un paio di nomi e poi lei mi dice cosa ne pensa. Per esempio, sì. Papa Francesco, il presidente degli Stati Uniti Obama. E poi non lo so, potrei dire il presidente Renzi. No, no, così, ma io faccio dei nomi, sì. Lei può dire quello che vuole per me. Allora, vediamo un po'. Papa Francesco ho dedicato due dei miei blog. E infatti l'ho vista, sì. Sul Fatto Quotidiano. Papa Francesco è una persona, secondo me. È un uomo, prima che essere un papa. Porta un fardello pesante che è probabilmente l'allontanamento da parte di molti fedeli e anche il carico un po' d'astio di quelli che non credono della Chiesa negli anni precedenti. Forse la Chiesa non è riuscita, prima di Papa Francesco, a convogliare a sé, ad avvicinare a sé molti cuori. Sì. Magari con atteggiamenti distanti oppure eccessivamente opulenti. Ecco, viviamo in un momento di crisi, di grande sofferenza, di grande fame, e quindi certe cose danno fastidio. Io credo che questo Papa sia un uomo diverso, che viene da una terra piena di povertà, di sofferenza, di fame, di corruzione, e quindi lo osservo, lo seguo. Io sono credente, ma questo è un dettaglio, non c'entra con ciò che scrivo di lui. Lo osservo e lo stimo, mi è piaciuto ascoltarlo a Bruxelles, nel gota della finanza e dei conti e dei numeri e dei tagli, sì, e dei sacrifici, parlare della dignità umana del lavoro, e quindi è un uomo che stimo, un uomo prima che un papa.
Allora, siccome abbiamo pochissimo tempo, però a noi ci piacerebbe invece fare un incontro con lei. Quando si trova a Messina, organizziamo un evento a Capodornando con i suoi libri, così possiamo parlare per molto tempo, perché vedo che insomma gli argomenti ne abbiamo. Però abbiamo gli ultimi 2-3 minuti, possiamo appunto, volevo appunto sapere, Obama e poi... E non so. Obama a me non mi ha mai entusiasmato. Non è riuscito a centrare, secondo me, gli obiettivi dei democratici. Per cui di Obama non ho una grande opinione, molte chiacchiere distintivo secondo me, magari sì. Sarò contraddetta, il resto no, mi fa un po' paura perché appoggiano delle logiche di armi e delle logiche pesanti, ma comunque Obama non mi ha conquistato purtroppo e purtroppo ha perduto il suo partito. Bene, e Renzi non so se vuole aprire questo capitolo. Capito? No, ho dedicato un qualche posto sì. Anche a lui. Infatti. In questo momento ha tanto parlato, ecco. E purtroppo ha un po' snaturato il Partito Democratico nella sua essenza. Speriamo si ricomponga qualcosa di più democratico. Un uomo solo al comando ce lo siamo, dobbiamo per favore. Come dire, è un'immagine che dobbiamo scordare, non è pensabile. E per chiudere invece, lei cosa fa adesso, da oggi in poi, cosa sta programmando? Sto scrivendo il mio terzo libro, seguo il mio blog, seguo la realtà e volo nel passato con la mia fantasia, il mio cuore e la mia anima. Allora, il terzo libro lo presenterà a Capodornando, immagino a Villa Piccolo, dove hanno scritto pagine importanti di storia come il Gattopardo, così le porterà fortuna. Che meraviglia, fantastico. Sarò onorata in quanto sicula doc. Esatto, lei è nata a Messina, lo dice sempre, sì. Sicula doc. Quindi quando si trova da queste parti noi saremo lieti di organizzare un evento con lei. E io vi ringrazio, vi abbraccio tutti e continuate così. Grazie mille, una buona serata, un applauso alla grande Anna Canakis qui al Doc Night. Grazie a voi. Adesso dobbiamo fare una piccola pausa, arriverà il nostro anche notiziario e poi riprenderemo nell'ultima ora. Ritorneremo. Terry, cosa è successo? Ti è piaciuta questa intervista? Sì, moltissimo. Bene. Devo dire che questa donna mi ha conquistato. Ecco, hai visto? Te l'aspettavi così profonda, così carismatica? Beh, avevo già seguito. Hai visto che eri preparata. Notiziario, torniamo tra un po'. Questo ovviamente, ladies and gentlemen, è il Doc Night Live su Radio Doc, il giovedì dalle 19 alle 21 con Piero Di Maria. Bella, tuo di perché il risparmio è qui con me. Ho scelto la fantasia in tavola, la qualità, il gusto di risparmiare mangiando bene. Ho scelto prodotti di origine italiana per me e la mia famiglia. Ho scelto di fare la spesa ogni giorno da chi mette amore nel proprio lavoro. Ho scelto Tuo Di, Capodorlando, via Consolare Antica 207, angolo Traversa H. Tua spesa viene fatta da Tuo Di. Notizie locali sempre aggiornate, redazione sempre sul pezzo. www.980.com, il portale di informazione della provincia di Messina. Notizie, eventi del territorio messinese a portata di link. www.980.com, redazione giovane e dinamica per un'informazione libera ed efficace. www.980.com, stai sul pezzo anche tu. Cenerentola, hai finito con il bucato? Uff, mio principe! Andando a caccia hai sporcato il tuo abito e adesso è azzurro, a macchie. Non preoccuparti, il vestito lo portiamo alla lavanderia America System. Sono i professionisti del pulito, veloci, puliti nel lavoro e puntuali nelle consegne, e il mio abito sarà azzurro splendente, pronto per il ballo di questa sera. Lavanderia American System di Bontempo Rosalba, in via Vittorio Veneto 80 a Capodorlando Messina, 0941 1902 117. Pulito da favola. Ecco bene, notizia dell'ultimo minuto, finalmente dopo 2 anni di latitanza e lunghe ricerche, catturato lo staff del Mercoledì Talleoni. Pensate che tutti i componenti verranno presto estradati a Radio Doc per la conduzione di una nuova, vergognosa, disastrosa, ripugnante stagione in radio. Dark time.
Radio Doc, sono le 20. Doc News, l'informazione ad hoc. Giovedì 27 novembre, buonasera dalla redazione. L'accusa a violazione del codice di comportamento sulla restituzione di parte dello stipendio. I presunti colpevoli, Massi Martini e Paola Pinna, esponenti 5 Stelle. La punizione, consultazioni online per decidere a favore o contro la loro espulsione. Nel partito di Beppe Grillo è di nuovo tempo di pulizie. La procedura, che potrebbe portare all'esclusione dei due deputati del movimento, è già stata avviata sul blog. A decidere saranno gli iscritti. Ci spostiamo all'estero, in un'America ancora infuocata dalle proteste per quanto accaduto a Ferguson, rischia ora di esplodere nuovamente la polemica per l'uccisione di Tamir Rice, il 12enne afroamericano ucciso sabato scorso dalla polizia a Cleveland perché impugnava una pistola a giocattolo. Su richiesta della famiglia del ragazzo, infatti, è stato pubblicato il video di sorveglianza che mostra tutta la dinamica dei fatti. La cronaca, l'Agenzia Italiana del Farmaco ha disposto il divieto di utilizzo per due lotti del vaccino antinfluenzale Fluad a seguito delle segnalazioni di 4 eventi avversi gravi, di cui 3 fatali, avvenuti in concomitanza con la somministrazione del farmaco. I 3 decessi sarebbero avvenuti entro le 48 ore dall'assunzione del vaccino. I lotti la cui vendita è stata bloccata sono il 14-27-01 e il 14-33-01 del vaccino antinfluenzale della Fluad della Novartis. L'agenzia invita i cittadini che abbiano a casa dosi del vaccino di verificare sulla confezione il numero di lotto e, se corrispondente a uno dei due sopracitati, a contattare il proprio medico per la valutazione di un'alternativa vaccinale. L'economia. L'Eurozona ha bisogno di condividere ulteriormente sovranità sulle politiche economiche nazionali attraverso un salto in avanti dalle regole comuni verso istituzioni comuni. A dirlo è il presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, aggiungendo che la BCE non può farsi carico da sola della crescita. Tutti gli attori politici, sia a livello nazionale che europeo, devono fare la loro parte per la riduzione del debito, ha detto, l'aumento della crescita potenziale e la solidità dell'euro. E chiudiamo purtroppo con una brutta notizia da Città del Messico. 11 cadaveri decapitati e bruciati sono stati ritrovati nei dintorni di Ayahuasca, piccola località nel comune di Quilapa, nello stato di Guerrero, dove 2 mesi fa sono spariti 43 studenti. Secondo i media, una telefonata anonima ha informato della presenza dei cadaveri che sarebbero stati abbandonati vicino a un commissariato e accanto ai quali sarebbe stato lasciato un messaggio minatorio, pratica comune dei sicari delle bande di narcotrafficanti della regione. E questa era l'ultima notizia. L'informazione torna domani mattina. Da tutti noi l'augurio di una buona serata e un buon proseguimento di ascolto. Vi siete appena informati su Doc News, l'informazione ad hoc. She said, don't you worry if I disappear. I told her I'm not really looking for another mistake. I called an old friend thinking that the trouble would wait, but then I jumped right in. A week later returned. I reckon she was only looking for a lover to burn, but I gave her my time for 2 or 3 nights. Then I put it on pause until the moment was right. I went away 4 months until our paths crossed again. She told me I was never looking for a friend. Maybe you could swing by my room around 10. Baby, bring the lemon and a bottle of gin. We'll be in between the sheets till the late a.m. Baby, if you wanted me, then you should have just said. She's singing, I love, don't lie when my love, that heart is so cold, all over my own. I don't wanna know that, babe. I only wanna see her. We drink away the days with a takeaway pizza. Before, a text message was the only way to reach her. Now she's staying at my place and loves the way I treat her. Singing out Aretha all over the track like a feature, and never wants to sleep. I guess that I don't want to either. But me and her, we make money the same way. 4 cities, 2 planes the same day. And those shows have never been what it's about. But maybe we'll go together and just figure it out. I'd rather put on a film with you and sit on the couch. But we should get on a plane or we'll be missing it now. Wish I'd have written it down, the way that things played out. When she was kissing him, how I was confused about. Now she should figure it out while I'm sat here singing. I love, don't lie when my love, that heart is so cold, all over my own. I don't.
hotel door. I don't even know if she knows what for. She was crying on my shoulder. I already told you, trust and respect is what we do this for. I never intended to be next, but you didn't need to take him to bed, that's all. And I never saw him as a threat until you disappeared with him to have sex, of course. It's not like we were both on tour. We were staying at the same hotel floor. And I wasn't looking for a promise or commitment, but it was never just fun and I thought you were different. This is not the way you realize what you wanted. It's a bit too much too late if I'm honest. And all this time, God knows I'm singing. I love, don't lie when my love, that heart is so cold, all over my own. I don't wanna know that, babe. Doc Night Live come ogni giovedì tra le 19 e le 21 qui in diretta su Radio Doc con Piero e Terry, e quest'anno noi cerchiamo l'artista Doc. Eh sì, questo è il compito di questo programma: creare, conoscere, scoprire l'artista Doc 2015. Il Doc Night Live ha proprio questa missione: trovare questo artista. Per questo avremo bisogno anche di voi radioascoltatori, miei carissimi amici. Infatti abbiamo una commissione esterna e una commissione interna. Ogni puntata sarà dedicato un video agli ospiti di turno. I video saranno inseriti nella pagina ufficiale della trasmissione youtube.com/docnightlive. Il pubblico da casa poi voterà cliccando semplicemente su mi piace del video, e saranno validi i voti espressi esclusivamente su YouTube. Il gruppo con il video, o la cantante ovviamente, o cantante con il video con più preferenze o mi piace, avrà diritto alla finale. Il numero di visualizzazione sarà escluso dalla somma che determina la classifica, quindi le visualizzazioni non c'entrano soltanto i mi piaci. E lo sapete da chi è costituita e formata la commissione interna? Da Piero Di Maria, Mauro Giuffrè, Marco Vito e Maurizio Parafioriti, che ha il compito di questa commissione di giudicare e selezionare 9 tra i migliori talenti che si esibiscono al DNL. In questa commissione c'è anche Terry, siccome il file è vecchio, è rimasto quello. Vabbè. Ah, ci sono anch'io. Sì, ci sei. Bello, anche tu, quindi guarda. Che gioia! Poi i finalisti scelti dalla commissione interna più i finalisti selezionati dalla commissione esterna saranno ospiti in una puntata speciale nella quale si confronteranno in una gara. Il primo classificato sarà l'artista Doc 2015. E sapete cosa avrà l'artista Doc 2015? Vincerà una produzione musicale a cura di Radio Doc. Votate il vostro cantante o gruppo preferito con un mi piace sul nostro canale YouTube. Doc Night Live, la radio suona dal vivo per scoprire i migliori talenti musicali. È fregato. Abbiamo sentito prima e siamo rimasti molto contenti della telefonata con la signora Anna Kanakis. Tra un po' sentiremo Daniela Lombardi, sempre qui a Radio Doc. Però prima dobbiamo cantare, ladies and gentlemen. Francesco, sei venuto per cantare, devi cantare. Mi raccomando, adesso qual è la canzone che ci canterai? Se te ne vai dell'ultimo Cantagiro, quindi Cantagiro 2014. Ancora ci deve parlare di questo Cantagiro, Francesco, ma quando parliamo del Cantagiro? Subito dopo la canzone. Sì, infatti prima sentiamo la canzone e poi ci racconterai come è nata la canzone e soprattutto pensa a un aneddoto che è accaduto al Cantagiro, così ci racconterai esattamente cosa è successo. Allora, qualcosa di simpatico, mi raccomando. Simpatico. Francesco, certo, è simpatico. Mentre canta, chissà che lo che può pensare sto figlietto. A cantare. Se volete vederlo cantare, sintonizzatevi adesso, anzi sul canale nostro di Radio Doc, radiodoc.it, e lo vedrete sicuramente all'opera. Già, microfoni, cuffia, non litigare con la cuffia di nuovo, Francesco. Speriamo di no. Ma mi sa tanto che è armato stasera. Sì. Sarà colpa dei miei stivali, non si vedono. Francesco De Luca con Valentino Sottosanti al basso e Marco Micali alla chitarra, in diretta dal vivo qui al Doc Night Live. Mm-hmm.
te. Li riscriverò con un altro meglio, sai, dopo aver visto lo stesso film. Errori che non rifarò mai più, lacrime che non verserà mai, mai, mai. Una canzone ci sarà per noi, un posto che non dimenticheremo più. Se te ne vai, se te ne vai, se te ne vai, se te ne vai, vita che non è mai vera, angeli che non volano più, lingua che non si frena, nemmeno davanti a lacrime, onde di un mare morto, non si galleggia più, lunghi momenti di silenzio. Lunghi abbracci e molte carezze le farò, amore, amore eterno le giurerò. Non penserò a te, non ti sognerò più, vicino a le starò, e ci sarò sempre quando chiamerà. Se te ne vai, se te ne vai, se te ne vai, se te ne vai, vita che non è mai vera, angeli che non volano più, lingua che non si frena nemmeno davanti a lacrime, onde di un mare morto. Se te ne vai, se te ne vai, se te ne vai, se te ne vai. Se te ne vai direttamente dal Cantagiro al Doc Night Live, era Francesco De Luca e la sua band che abbiamo già presentato. Grazie Francesco, tra un po' chiameremo la nostra... Ma che bello sto Garus. Ma quanto mi piace, bravo, bravo, bravo. Questa sera, veramente come sempre, peraltro al Doc Night Live, ragazzi stupendi, bravissimi. Ma subito dopo per caso c'è X Factor? No, ne siamo noi l'X Factor. Appunto, no, noi già ce l'abbiamo, non c'è bisogno dell'X Factor. Allora, sì, possiamo chiamare la nostra prossima ospite. Al Doc Night Live, mentre vola un po' di tutto qui questa sera. Ciao Francesco, preparati l'aneddoto del Cantagiro, oppure anche voi preparate un aneddoto così poi ce lo racconterete. Noi tra un po' ascolteremo al telefono Daniela Lombardi, che è un ufficio stampa molto molto diciamo famoso in Italia, che, con il quale abbiamo instaurato un bellissimo rapporto di collaborazione, e quindi abbiamo, diciamo, possiamo vantare, insomma, di avere ospiti nazionali in questa trasmissione. Francesco, allora, questo aneddoto Cantagiro, allora, è un pezzo questo che mi ha scritto Lorenzo Lampone, non è un frutto, no, è un autore. Meglio Lampone che altro. È un autore, sì. Tra parentesi, mi ha scritto sto pezzo perché con lui avevamo collaborato in un musical che abbiamo fatto a Pescara, non faccio più il nome,
del musical, perché non mi sembra giusto, non c'è il regista presente, non, non voglio fare altra pubblicità. Comunque sia, ci siamo piaciuti e lui mi ha detto: io ho un pezzo per te. Ha detto: fammelo sentire. Abbiamo sentito questo pezzo, alla fine poi è stato arrangiato totalmente diverso. Marco comunque, che fa parte appunto, ancora lui non c'era, perché comunque è da Valentino poco, non c'era Valentino, era sopra i santi ancora, sotto i santi in paradiso, e quindi alla fine abbiamo arrangiato sto pezzo con un altro tastierista, che è Giuseppe Gullì, ha arrangiato lui il pezzo, tutto il resto l'abbiamo portato al Cantagiro 2014, siamo arrivati in finale, ci siamo esibiti, ci hanno mandato a casa. Benissimo, però ecco. Attenzione, perché guarda, una parte fondamentale degli artisti è l'ufficio stampa, e noi al telefono ne abbiamo una importante, che insomma al telefono abbiamo una signora che dirige l'ufficio stampa, che è la nostra ormai amica del Doc Night Live, Daniela Lombardi. Benvenuta al Doc Night Live. Grazie, buonasera a tutti. Buonasera. Ben trovati. Grazie. Allora, innanzitutto ci siamo del tu, visto. Certo, ci mancherebbe. Non ci siamo mai visti, però. Devo dire, visto che è stata ospite altre volte. Sì, ho visto che è ospite al Doc Night Live. Dicevo, dove sei in questo momento, Daniela? In questo momento sono nel mio studio. Sì, ma in quale città del mondo? In quale città? Sono in quel di Prato. Ecco. Infatti voi sentirete l'accento meraviglioso dei pratesi, un po' aspirato. Io lo faccio un po' calabrese, non è molto esatto, diciamo. E diciamo però... siciliano, forse è meglio. Beh, è bellissimo, l'accento siciliano è stupendo. Grazie, è l'unica persona a dirlo. No. Sì. Pieno di calore. E di colore, Di colore, d'accordo. Di colore, sì, soprattutto negli intercalari, diciamo. Sì. Daniela, scusami, adesso noi per queste risatine così ti volevo dire, perché vogliamo anche divertirci, diciamo, a intrattenere le persone in un modo simpatico. Volevo dirti, hai avuto modo di sentire la Kanakis al telefono? Allora, la Kanakis, sì, è stata una bellissima intervista. Grazie. Noi ti ringraziamo per questo, ovviamente. Non abbiamo parlato di tante cose con la Kanakis, però il tempo è breve, un quarto d'ora è praticamente. Sempre tiranno purtroppo il tempo, però Anna è una persona stupenda, è riuscita a dire, anche se il tempo non era moltissimo, quello che doveva dire, e voi siete stati bravi. Grazie. A farglielo dire. Però abbiamo già buttato il seme per presentare il prossimo libro a Capodorrando, quindi tu ci darai una mano in questo senso, ovviamente. Sì, e sarai ospite. Ben volentieri, da bravo ufficio stampa farò questo ed altro per voi. Volevamo parlare di tante cose, tra, per esempio, il premio letterario di cui tu sei ufficio stampa, la città di Castello. Sì, sono ufficio stampa e faccio parte anche della giuria. Della giuria, sì, stavo dicendo. Questo premio veramente straordinario, ormai da tantissimi anni, c'è anche il Presidente della Repubblica che lo sponsorizza, premio sì, città è vero, di Castello. Noi ringraziamo il Presidente Napolitano per averci concesso questo onore. E anche questo onere, perché dobbiamo rimanere sempre a certi livelli per poter rendere omaggio alla sua fiducia. Benissimo, tu ti occupi dunque, sei ufficio stampa di tante persone anche importanti, sì. Ce n'è qualcuno che diciamo ti dà più problemi? No, che ti piacerebbe che ospitassimo noi al Doc Night Live? Se qualcuno me lo dà, ma io faccio i miei interessi. Vabbè, lasciamo fare. Mi è piaciuto, bravo. Invece qualcuno che vorresti proporre a noi? Qualcuno che vorrei proporre a voi, sì, come piacerebbe... per intervistare? Sì, per intervistare. Sì. Dunque, potrei proporre a voi un altro personaggio che fa parte, sempre parlando di questo premio letterario Città di Castello, un altro grosso personaggio che è Ron. Ron è una persona stupenda che ha accettato in modo meraviglioso ed entusiasta proprio di far parte di questa giuria,
e senz'altro parlerà volentierissimo con voi, magari vi accenna anche qualche nota che non è male. Magari saremmo a disposizione, però non so che tu scrivi così. Anche abbiamo pochissimo tempo, noi siamo rimasti che facciamo una cosa brevissima, ti presentiamo ai nostri. So che tu scrivi anche, sei autrice anche tu, insomma. Sì, mi diletto nella scrittura, perché no, ho scritto dei libri che sono diventati, prima scrivo le sceneggiature, poi diventano libri, alcuni sono diventati film, altri sono in attesa di diventarlo. Vediamo un attimino quel che succede. Tutto è nato per l'amore, con l'amore per la letteratura, da lì poi è scaturito tutto il resto. Tu hai cominciato con Pippo Baudo, uno dei nostri, diciamo, sì, delle nostre bandiere dello spettacolo italiano. Sì, Pippo, dunque io ero giovanissima, altrimenti mi prendono per la Befana, visto che ci stiamo avvicinando al periodo natalizio. Pippo era a Montecatini per Serata d'Onore, da lì ho iniziato a seguire lui, la sua trasmissione, tutto quanto, e da lì sono iniziati i miei numerosissimi contatti con questo meraviglioso mondo che è il mondo dello spettacolo, di cui facciamo parte e voi in primis. Grazie. Allora abbiamo due cantanti in studio straordinari, non so se l'hai sentiti cantare, Francesco De Luca, insomma la sua band, e la nostra Ersilia Gullotta. Noi... faccio i miei complimenti a tutti e due, perché sono molto bravi e meritano tutto il successo. Continuate, e la perseveranza di solito premia. Noi ti ringraziamo, Daniela, noi ti vogliamo in trasmissione come ospite nostra, e fra qualche settimana ci mettiamo d'accordo anche su una bella intervista da fare. Abbiamo gettato un amo e abbiamo un po' capito chi sei, e sei una persona straordinaria, quindi col Doc Night Live ti si confà perfettamente. E allora speriamo che... voi siete troppo buoni. Ma no, noi siamo realisti, questa è la cosa importante. E poi Pierino sa cogliere immediatamente la palla al balzo, diciamocelo. Cerco di portare acqua al mio mulino. Daniela, speriamo di averti anche a Capodorlando molto presto, ti ringraziamo per quello che hai fatto finora. Comunque ci sono già stata, è un posto bellissimo come tutta la Sicilia del resto, quindi mi auguro di essere presto magari in studio proprio da voi. Esatto, ma che bello, ma che bella persona. Grazie Daniela, grazie. A presto allora. Un grazie bacio a tutti e due, un bacio a tutti quelli che sono in studio, e a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Bacio, grazie, ciao Daniela, grazie. Grazie. Ciao, ciao. Grazie, ciao, buona serata. Ciao. Bene, sono state due telefonate carinissime. Perché ho visto la foto. Anche bella come presenza, diciamo. Come presenza, quindi abbiamo avuto due telefonate e avremmo avuto bisogno invece dei video. Guarda, sì. Due telecamere, facciamo di Skype. Però non abbiamo bisogno di nulla, perché prossimamente, chissà chi lo sa, è possibile che si possa portare anche la signora Anna Cananchis con Ron, e quindi Ron, facciamo tutti quanti una trasmissione qua alla grande. E in quella circostanza ci saranno Francesco e Ersilia, ovviamente. Va bene, stiamo rubando un po' troppo tempo, diciamo. Ah, sì? Farei cantare Ersilia subito, perché prima è saltata un po' la base, non so che è successo, però ci siamo divertiti tantissimo. Quindi se è possibile facciamo saltarla di nuovo, perché ci siamo fatti per risalto. Ovvio, così rideremo. Va bene, Ersilia, cosa ci canti? La collina dei ciliegi. La collina dei ciliegi di Battisti, bellissima. Ma che canzone. Cosa bellissima. Straordinaria. Brava, un'ottima scelta. Voi che siete all'ascolto non perdetevela, quindi al Doc Night Live, Ersilia Gullotta. E se davvero tu vuoi vivere una vita luminosa e più fragrante, cancella col coraggio quella supplica degli occhi. Troppo spesso la saggezza è solamente la prudenza più stagnante, e quasi sempre dietro la collina e il sole. Come un colombo intorno a un pallone, frenato e con un colpo di becco ben aggiustato, forato, e lui giù, giù,
Grande Ersilia, una canzone straordinaria di Battisti. La prima domanda mi viene in mente è: come mai Battisti alla tua età? Bella domanda. Allora, come è venuta fuori questa canzoncina? Io non sono molto... non conosco benissimo la musica italiana, soprattutto la musica italiana di qualche anno fa. Perciò mia madre ha deciso di dovermela far conoscere. E certo, devo dire mamme, che questa canzone mi è piaciuta particolarmente. Anche se è un po' riarrangiata comunque. Sì, sì, è un arrangiamento che ti calza a pennello. È certo, bello, riarrangiamo, no? Un po' giovanile. Sì, sì, è bella, bella. Mi fa piacere. Sì, sì. Ringraziamo anche la mamma, ovviamente, sì, l'avvocato, certo, che abbiamo qui alla nostra sinistra, nascosta dalle telecamere, non si vede. Ma Mariana, la salutiamo. Semaforo arancione, attenzione, quindi ci stiamo avvicinando al rosso, cara Terry. Per Beyoncé. Talmente sicura di sé e del suo corpo da farsi una serie di selfie appena alzata, in pigiama, struccata, con i capelli per aria, al limite tra il coraggio di osare dove poche donne osano o è la poca classe. Queste sono notizie di Rita. Allora, un po' tutte le immagini queste, anche se è la più bella del mondo, appena alzata, i capelli però il marito ci scappa. Non credo proprio, soprattutto per il conto in banca. Però dicevo, potremmo cercarla se c'è qualche selfie di questo, diciamo, sì, un po' strano. Vi siete mai fatti dei selfie in the first morning? Voglio parlare anche con Marco Micali da quella parte. Ti sei fatto qualche selfie la mattina? No, non me ne sono fatti mai la mattina. Sono fuori dal mondo del selfie. Neanche pomeriggio? No, neanche pomeriggio. Neanche la sera. Neanche notte inoltrata. Neanche notte inoltrata. Marco, tu sei su Facebook invece. Certo. Come lo usi? Bene, male? Non ne faccio un abuso, lo uso soltanto quando devo prendere dei contatti o ci dobbiamo vedere per suonare. Comunque non perdo le giornate come facevo all'inizio, perché all'inizio ti prende e ti cattura e ti fa stare lì ore e poi vedi che il tempo ti passa e il tempo non torna più, no? Adesso lo vedo solamente per contatti, per contattare Piero Di Maria, la vostra splendida radio che c'è. Infatti, in certo, però io ti scrivo la mattina, tu mi rispondi la sera. Perché infatti, non entro mai. Giusto, giusto. Invece chiediamo a Valentino, sei su Facebook? No. Su YouTube, Instagram, no, niente. Nessun social. Niente, ma come va? Sei a social. È una social. A social. Selfie di mattina? No, sei a social. Che ci serve? C'hai un telefonino? Quello almeno sì. Ah, ce l'hai. Che telefona e basta. Il tuo telefono non fa nient'altro. Non fa. Infatti no, parla anche lontano dal microfono perché proprio non vuole sapere nulla del social. Allora, invece infatti andiamo a Francesco. Sono suoi e basta. Invece si fa i selfie la mattina. No. Io mi faccio una tazzunella e caffè. Ma proprio piena. Ma piena. Fai vedere il telefono. Scusa, no, fai vedere cosa ha detto Marco? No, il mio telefonino, che è un telefonino da 20 euro. Ecco. E che non vuol sapere niente. Chiama e basta. E riceve. SMS, neanche gli SMS. Basta. No, SMS. Sì, a me li mandi gli SMS. Però non ho le offerte, se li mando volentieri. Bene. Allora, invece Ersilia, hai fatto mai selfie di mattina? Presto? No, di mattina evito. Io sono
di mattina non sono di mattina trattabile. Ancora, no, non sei connessa con la rete neanche con il mondo. Comincia a ragionare dopo le 10. Sì, anche se devo ragionare un po' prima perché devo andare a scuola, quindi già dalla prima ora mi tocca però ragionare. Hai il broncio fino a quell'ora, dai, sì, e incomincia a sorridere. Adesso io non vedo più Marco Gentile perché c'è un monitor davanti, però pubblicità. Ma, sì. Torniamo tra un po' col semaforo rosso delle notizie di Rita e ce la racconterà Terry. Questo è il Doc Night Live. Sono Chiara, ho 20 anni, studio, esco con gli amici. Sono stata con un solo ragazzo, ci amavamo. Lui non sapeva di avere l'AIDS, ora sono sieropositiva anch'io. Ho paura di non farcela. Lila, che da oltre 25 anni lotta contro l'AIDS, sta aiutando Chiara a vivere serenamente. Sostieni il progetto Donna, aiuterai tante altre ragazze a prevenire l'infezione. Dona 2 euro con un SMS al 45508, oppure 2 o 5 euro chiamando da rete fissa. La comunicazione è un campo vastissimo. Si deve conoscere, creare, raggiungere l'obiettivo. Da Vision, l'idea giusta sempre. Da Vision, dal web design al graphic design, dall'organizzazione eventi alla promozione dell'immagine, anche editoria, servizi interattivi di promozione, merchandising e video editing. Agenzia di servizi Da Vision. La comunicazione che funziona. Telefono 0941 92 1006. Sito web www.davision.it. Una vacanza in Sicilia per ammirare le bellezze di un'isola magnifica, godendo del comfort più assoluto in completa autonomia. Rivolgiti a Costa d'Orlando. Dispone di ville ed appartamenti in centro, a due passi dal mare e in campagna. Tutto con ottimi servizi. Posizione ideale per visitare i luoghi più incantevoli della Sicilia, come l'Etna, Cefalù, le isole Eolie. Ville ideali anche per piccole cerimonie. Per info 0941 91 80 42 www.costadorlando.com. 30 secondi costano meno di quanto si possa immaginare, ma rendono molto, molto più di quanto si possa pensare. Per un messaggio efficace, Radio Doc Pubblicità, telefono 0941 91 81 69 oppure via mail info@radiodoc.it. Che cos'è? C'è nell'aria qualcosa di freddo che inverno non è. Che cos'è? Questa sera i bambini per strada non giocano più. Non so perché l'allegria degli amici di sempre non mi diverte più. Uno mi ha detto che lontano dagli occhi, lontano dal cuore, e tu sei lontano, lontano da me. Per uno che torna e ti porta una rosa, mille si sono scordati di te. Lontano dagli occhi, questo amaro sapore che resta di te. Quando tu sei lontano e non so dove sei, cosa fai, dove vai. E so perché non so più immaginare il sorriso che c'è negli occhi tuoi. Lontano dal cuore, e tu sei lontano,
Lontano dagli occhi, cara Terry, la grande Gianna Nannini. Che pezzo, con questa canzone superbo, fantastico, bellissimo, nel vero senso della parola. Ecco, quella. Bene, adesso Terry, dobbiamo parlare ancora di tantissimo. Non so se mezz'ora ce la faremo a parlare di tutto quello che dobbiamo fare. Mamma mia, ma quante cose dobbiamo dire, Piero? Avremo bisogno di tre ore, quindi dobbiamo chiedere di allungare. Allora, dobbiamo sentire cantare Francesco. Cosa ci canta, Terry? Ah, cosa canti? Te lo ricordi? Aspetta che apriamo il microfono. No, no, me lo ricordo. Volevo fare un piccolo e modestissimo omaggio a Lucio Dalla con Caruso in versione acustica. Ma bellissima, adesso un piccolo attenti. Omaggio, io sono piccolissimo, nel senso no, che no, vedrai che alla fine ti diremo, guarda, è la anche verità. È anche la prima volta che io lo faccio, anche perché l'abbiamo improvvisato, lo stiamo improvvisando qui in studio solo per voi, per il pubblico a casa, per voi tutti, perché siete simpaticissimi e vi voglio già tanto bene. E quindi è un regalo per noi. Sì, ah, Piero, che cosa bella. E allora sì, adesso cambiamo il microfono per cantare, quindi una canzone meravigliosa di Lucio Dalla che ha fatto storia, che è Caruso, ce la canterà. Spero di non staccare il filo. No, no, questa volta no. Ce la canterà dal vivo Francesco con tutta la sua piccola band, e questo, ladies and gentlemen, è il Dog Night Live. Qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti a un golfo di Sorrento, abbraccio una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene, sai, ma tanto, tanto bene, sai. Una catena ormai che scioglie il sangue d'inte bene. Si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche la morte. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto, tanto bene sai, è una catena. Non è il sangue di te bene. Te voglio bene, sai, ma tanto, tanto, tanto bene, sai. Scioglie il sangue di te grazie. Bravo. Grazie. Una versione molto sentita, quindi ringraziamo per questo regalo Francesco e i ragazzi che lo hanno accompagnato, Unplugged, qui in diretta proprio in radio. Ma che cosa stupenda! L'hai cantata bene e la sentivi molto.
Eri partecipe totalmente con tutta questa gestualità, una cosa incredibile. Grazie. Bravo. Era per voi, per cui significa che io vi sento dentro. Grazie, questo Francesca. È importante. Grazie. L'emozione di Silegge. E ti ringraziamo per questo, perché non è oggi, purtroppo sapete, in giro non è molto facile trovare persone sensibili, e noi siamo contenti di avere Francesco qui, che è una persona che canta, si emoziona e ci fa emozionare tantissimo. Però io volevo fare anche complimenti a loro che l'hanno riarrangiata in maniera acustica, quindi non è un pezzo facile da poter toccare, visto che insomma, il grande, stiamo parlando del grande Lucio Dalla. Bene, allora Francesco, tu adesso preparati, perché ti voglio chiedere cosa farai, perché il passato è passato, cosa farai da grande, però sappiamo che Ersilia tra un po' parte, quindi volevo chiedere a Ersilia dove vai e perché. Allora, tra una settimana vado in Australia, a Melbourne, per un mese. Un bel volo. Sì, diciamo che sono 20 ore circa. E che farai là, tesoro? Dici tutto. Allora, sicuramente andremo a presentare il mio primo singolo, ovvero L'estate va, che è perfettamente in tema perché là ancora è estate. Estate, e quindi? Ed inoltre andrò a fare delle lezioni di musica con il mio maestro Cosimo Ciccone. E spero di potermi anche esibire e quindi farmi conoscere anche oltreoceano. Certo, il maestro te lo sei trovato vicina, però sì, il maestro proprio a due passi, il però maestro ne vale la pena veramente, perché è un maestro bravissimo che saluto se riuscirà a sentire. Sicuramente la replica in qualche modo gliela faremo avere, che saluto, mi associo ai saluti. È un grandissimo maestro, ha insegnato a cantare a tanti, tra le tante Gabriella Cilmi per esempio, ha collaborato con Ray Charles, ha collaborato insomma con i migliori del mondo. Lui è un cantante straordinario, un professionista, e quindi capisco che non è un maestro dietro l'angolo, dietro casa. E però chissà come tornerà lei, eh? Vale la pena, che sì. Vale la pena. Ma vediamo. Vogliamo parlare un attimino di questa canzone o no? Non si può. Sì. Io sì, non lo so, si può parlare. Abbiamo qua pure il regista. Quindi. Sì, però siccome a me piace poco. Ma però. No, tu non c'entri. No. Scusa, sono io che sto intervistando lei. E tu, turati le orecchie. No, vabbè, io sono qui. Allora, come già detto all'inizio, è stata una bellissima esperienza sia realizzare la canzone, ma soprattutto il video, che abbiamo girato a Taormina a Capo d'Orlando nella primavera dell'anno scorso. Ed la canzone è uscita a giugno. Verso giugno abbiamo fatto anche diverse presentazioni, sia a Messina che a Gioiosa, e diciamo che sta avendo successo, visto anche che abbiamo diverse visualizzazioni su internet, e questo mi fa molto piacere. E la canterai sempre in italiano in Australia, oppure sì, farete abbiamo una versione inglese? Allora, abbiamo fatto già una versione in spagnolo, in spagnolo, però ancora inedita. In inglese non ci abbiamo pensato, però dovete si potrebbe. Bene, complimenti, brava, vedi che bella. Speriamo che tu possa ritornare veramente vincitrice, così si dice. Grazie, lo spero veramente. Sì, certo. Lì sei, ci sono 35 giovane, gradi, quindi l'estate insomma, mi ustionerò, galoppa, sicuro. Galoppa. Io poi, tornerai no, abbronzata. No, io non abbronzo, io mi arrosto. Niente, direttamente. Arrosto, arrosto. Allora, guarda, noi tra un po' ti sentiremo cantare una canzone di Natale, che canterai in un Natale speciale, che è quello ovvio a 35 gradi. Sarà un'esperienza stranissima fare Natale e andare a mare. Sì, canterai Lady Snow. Chissà, noi vedi un po' che temperatura. Noi, effettivamente. Guarda che non scherza neanche qua. Oggi c'era qualcuno in acqua, hanno postato delle foto, Gianfranco Santoro per esempio è andato a farsi a mare. E quindi tutti dicono, apriamo l'ombrellone, facciamo l'albero di Natale, boh. Comunque in ogni caso canterai Lady Snow proprio lì a 35 gradi, quindi sarà una speranza. Sì. Di far abbassare la temperatura, diciamo. Speriamo. Ne approfitto anche qua per fare gli auguri di Natale a tutti, visto che comunque non festeggerò qua. Certo. In effetti, gioia mia. E quindi adesso che cosa la sentiamo farà? Sentiamo cantare Lady Snow, perché L'estate va l'abbiamo sentita e risentita tante tantissime volte. Adesso tocca a Natale. Certo. Esatto, essendo Natale canteremo Lady Snow, la versione dance, anche questa ho avuto il piacere di prepararla per te, e sono contento che ovvio, infatti ti ringrazio ovviamente, e sono contento che insomma ti calzi perfettamente. Io ancora non l'ho sentita diciamo dal vivo, ho sentito solo qualcosina via telefono, però qualcosa. So che andrà benissimo. Let it snow, noi ci proviamo al Doc Night Live. Un grandissimo applauso mio e tutto lo studio per Ersilia Gullotta. Thank you.
Oh, the weather outside is frightful, but the fire's so delightful, and the things with no place to go. Let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show sign of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned away down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally say goodbye, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire here's lonely dying, and my dear, we'll still goodbye. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Oh, the weather outside is frightful, but the light, you're so delightful, and the scenes with no place to go. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally say goodbye, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. My dear, we'll still goodbye. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Grazie. E quindi entriamo anche nel clima natalizio. Lady Snow era appunto la, la voce straordinaria della nostra Silvia Gullotta. Bella, brava, dolce. Complimenti, Gioia, piccolina. Attenzione, attenzione, adesso voi che siete all'ascolto, fermatevi lì un attimo perché abbiamo il semaforo rosso. Quindi ah, non sì? ce lo possiamo, non ce lo possiamo evitare. Le notizie di Rita al Doc Night Live a quest'ora. Quando i bambini più o meno mangiano, sono a letto. Sono a letto. Semaforo rosso, prego. Semaforo rosso per il presidente francese Hollande, che perde totalmente il controllo e il ritegno presidenziale di fronte ad una avvenente polinesiana che balla dinanzi a lui durante una cerimonia ufficiale e praticamente le si incolla addosso sotto gli sguardi stupiti del pubblico. Ah, sti presidente, ma quanto ne combina Hollande soprattutto, che ne va in giro a, a farsi beccare ovunque praticamente. Ma sono anche scemetti queste persone, si fanno beccare, sì. Secondo me lo fanno apposta, la pubblicità sì, è l'anima del commercio. Volevo dare il microfono a Marco. L'ultima volta che qualcuno ti ha ballato davanti hai perso la testa? alla laurea del mio compagno. Hai visto? E quanti anni avevi? È stato due settimane fa. E chi era questa fortunata danzatrice del ventre? No, era una ballerina che hanno chiamato loro per fare la festa. Era una strip teasers? Quasi, so and so. Mezza botta. Beh, direi, mal comune mezzo gaudio, perdoniamo l'an. E invece a Valentino, l'ultima volta che qualcuno ti ha ballato davanti? Hai perso la testa? Lui sempre. Mai, ah, sempre. Sempre, cioè lui perde sempre la testa, sempre. Ma che ballino davanti a lui, mai. Ma non si sa mai nella vita, magari tu lo vedi così timidino qui e poi invece si scatena senza telecamere, tutto fatto, capito, a umma come si suol dire. Francesco, invece l'ultima volta che qualcuno ti ha ballato davanti? Ero io, riflesso nello specchio. Qui a Radio Doc. E hai perso la testa. Narciso. No, sono lo specchio. Allora non è Radio Doc. No. Se ballo a Radio Doc, lo specchio è rinforzato. No, qui sì, qua, ma con le bombe, i vetri che abbiamo. Poi c'è Gentile di là che attutisce i colpi. Esatto. Invece, ragazzo. In discoteca tu ci fai oppure no?
ci in discoteca vai, ci, fa. Ci fai, ci fai, mi è venuto, ci vai, ci fai o ci sei, insomma. In discoteca ci faccio se incontro, se incontri qualcuno, giusto, giusto. No, ci vado e non ci vado, sono un po' agnostico della discoteca. Agnostico, E dove vai quando non sei agnostico, cosa frequenti? No, a me piace più girare praticamente i luoghi che comunque nessuno calpesta, cioè posti anche che la natura ci dona, e quindi la spiaggia, collinette, spiagge, oppure localetti, certo, sconosciuti, dove non c'è troppa gente. Insomma, perché un'eremita, comunque, un'eremita, no, sì. Sono un'eremita socievole. No, sì, il gusto delle cose semplici, sì. La discoteca, tutte quelle persone. Ma io ne ho fatte di cotte e di crude, ormai basta. Ormai basta. Ormai ci puoi raccontare qualcosa di cotto e qualcosa di crudo? Cotto e mangiato. Allora, di cotto e mangiato, ma niente, me sono impacciato. Ce la racconta, non posso dirlo, non posso dirlo, te lo dico dopo. Dopo. Vediamo Ersilia. Se qualcuno, l'ultima volta che qualcuno ha ballato davanti a Ersilia. E ti ha fatto perdere la testa, gioia fatto... mia. O no, magari hai ballato tu e qualcuno ha perso la testa, non lo so. Ah, questo sì, non lo so io. Però il contrario. La testa l'ho trovata. Come, scusa? Dicevi, scusa Ersilia. Francesco. Quando balla Ersilia, le teste le trovo a terra, io le riporto ogni volta. Ho capito. No, il contrario, devo dire che ancora non mi è capitato. Non ti è successo, quindi beh, qualcuno ballasse davanti a te. Posso dire una cosa? Sì. Io credo che la donna perda la testa con meno facilità dell'uomo. L'uomo, vabbè, nel momento in cui vede una donna e non capisce più niente. Noi donne, devo dire che, come diceva anche la signora Anna Kanakis, noi viviamo il tutto anche con il cervello, con il cuore, quindi è più difficile. Ma se difficile. Vedete tre addominali è praticamente... Ma che dici? Ma addominali? Tre, non ne dico otto, i primi tre già. Ma ascolta, se sono addominali, io vado avanti e percorro il percorso. Ho capito. Se no niente, se mi fermo. Niente. Ci vuole la tartaruga. Se non c'è la tartaruga è un elefante, non c'è niente. La tartaruga rovescio eventualmente neanche. Com'è? La tartaruga rovescio neanche. Tartaruga rovescio, qualcosa c'è che non va. Sì, le stavi dicendo, scusami allora. No, non sta dicendo niente, benissimo. Allora, non ti è successo niente. Invece di questi presidenti che si fanno beccare, Francesco, Holland già ne ha combinate. Non si sanno muovere. Si fanno vero, beccare vero. Perché, come dice Terry, appunto, non si sanno muovere. Tu ti sai muovere? Ti ho detto che mi muova lo specchio, quindi meglio di così. E poi fa specchio delle mie. Senti, brave. Ne avanziamo una cotta e una cruda, non me lo dimentico. Te lo dico in privato, per messaggio. Messaggio no. No, neanche al telefono, poi me lo manda in onda. No. Da nessuna parte, perché non si può mai sapere il regista. Secondo questo no, ma lui non lo fa, lui è correttissimo. È correttissimo, e allora qual è il problema? Sai che cos'è una cassaforte? Se gli dici una cosa fuori dallo studio è a posto. Benissimo. Pieri, scusami, io non ce la faccio a chiamarti Piero. Come devo fare? Mi devo scusare con te. Tu chiamami Pietro. Torna indietro e siamo a posto. No, chiamami come vuoi, non c'è problema. Allora, hai un'altra curiosità? No, da fare, basta, Terry? Perché forse molto probabilmente siamo anche no, in ritardo, ancora abbiamo tre minuti, se non mi sbaglio, abbiamo tre minuti. E quindi possiamo... Francesco, cosa farai allora adesso? Adesso praticamente noi ci stiamo facendo, comunque continuiamo a fare prove, cose, serate, quello che c'è. Non abbiamo un progetto ben preciso. Questo è un periodo in cui io, ti devo dire la verità, per un motivo o per un altro, sto vivendo un po' la crisi. Però non è un problema, perché tanto quando si cade a terra io mi ci rialzo facilmente. Ma questo è il momento che precede la creatività. Sì, il momento di io comunque ho momenti di stasi e momenti di esplosione. Sì, anche perché comunque se no non riuscirei a cantare. Io non sono una macchina da combattimento. Giusto. Canto quando lo sento. Potresti prendere un primo aereo e arrivare in Australia anche tu. Certo, potresti. Magari incontro qualche canguro che mi piace. No, ma vabbè, dopo ci sentiamo. Dopo ci sentiamo. Sto scherzando. Non si può mai sapere. Se vediamo un marsupio con un riccio che esce dal marsupio. Con Moira Orfei. Aspetta, smettiamo. Cioè, adesso li ho tagliati. Aspetta.
ecco, così bello, è perfetto, così, così benissimo. È che fa caldo qui dentro, siamo già in Australia. Allora, se avete, non avete avuto modo di vedere questa puntata, potete rivederla, in sentirla in podcast, ma rivederla anche in video sui nostri canali social network. Noi riprodurremo il video live streaming di questa sera. Francesco, vuoi salutare qualcuno per chiudere? No, io sono, voglio salutare tutti i miei amici, sì, però nessuno in particolare. Sì, anzi no, voglio farle un saluto particolare a Giuseppe. Ciao Giuseppe, ciao Marco. Ciao veramente. Ah, volevo fare un saluto a tutte le persone che comunque mi hanno sostenuto al contrario in questo ultimo momento. Senti, ma mamma non glielo vuoi dire? Ma mamma non apri internet. No. Mamma no. Mandiamo un video alla mamma. Ecco, mandiamo un video. Ma volevo fare appunto questo saluto corretto alle persone che non mi sostengono, sai, sono quelle che hanno bisogno più. Ah, più essere nominate, perché quelli che ti sostengono non c'è bisogno, ci sono sempre. Ci sono sempre. Allora, Marco Micali, per i saluti finali, grazie di essere stato qui con noi. Ci grazie a voi, presto. Saluto a tutti quelli che mi conoscono e quelli che mi vogliono male. Saluto Marco Gentile, che mi porta, mi dà le indicazioni stradali. Arrivare qua. Grazie Valentino per essere stato qui. Una buona grazie serata a anche voi. A te. Francesco, ce l'abbiamo salutato. Valentino non vuole salutare nessuno? Saluto tutti voi e tutte le persone che seguono la Radio Doc. Grazie. Anche Ersilia, una buona serata. Sì, grazie. Vuoi salutare qualcuno in particolare? No, in generale. Sono tutti qua, quelli, diciamo, quelli. Vabbè, la mia famiglia, sì. E saluto i miei amici famiglia. A casa. Ecco, gli amici a casa, visto? Questo è una cosa importante. Grazie a Terry, grazie a Rita Troiani, grazie a Marco Gentile. Ma perché, scusa, ce ne dobbiamo andare? Sì, ce ne dobbiamo andare. Terry, attenzione, la prossima settimana un'altra serata da non perdere, perché avremo 4 artisti straordinari, 2 batterie montate in questo studio con 2 grandi professionisti di livello nazionale che sono Massimiliano Parisi e Fabrizio Ribaudo, con 2 batterie in studio straordinarie per la prima volta in assoluto, più Rosemary Barbera e Marianna Pirrone. Questo, ladies and gentlemen, è il Doc Night Live. Doc Night Live. Se vuoi essere dei nostri, partecipare è semplicissimo. Invia subito una email a dnl@radiodoc.it.